Il matrimonio fra Camaiore ed Ersu si fa sempre più vicino. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la richiesta di sospensiva dell'affidamento del servizio presentata da Sea Ambiente, il gestore uscente che aveva impugnato la sentenza del TAR Toscana dello scorso maggio. Come si legge nell'ordinanza emessa dalla sezione quinta di Palazzo Spada, i giudici non ravvisano rischi nella procedura seguita dall'amministrazione comunale di Camaiore e gli argomenti presentati da Sea non paiono sufficienti a superare quanto deciso a Firenze. Dunque, avanti con l'affidamento a Ersu, in attesa della sentenza di merito, i cui tempi sono tutti da definire. Il sindaco Alessandro Del Dotto canta vittoria e chiede un tavolo di trattativa al vecchio gestore per traghettare i dipendenti ad Ersu e chiudere le pendenze aperte. La tutela dei lavoratori rimane il nostro pallino fisso e quello che dico adesso a Sea è che ancora dopo una sconfitta incassata di nuovo, questa volta addirittura al Consiglio di Stato, io credo che sia importante che ci troviamo a un tavolo, che chiudiamo tutte le vecchie pendenze dei decreti ingiuntivi, delle questioni dei pagamenti e quant'altro e delle contestazioni anche piuttosto corpose che il Comune ha fatto in questi anni attraverso una transazione e visto che il divorzio ormai è una certezza tra il Comune di Camaiore e la vecchia azienda di gestione dei rifiuti, direi anche di concludere così in modo sereno i rapporti perché in fondo a quanto pare non conviene a nessuno, soprattutto a Sea, continuare a giocarsi le partite nei tribunali. Resta ferma la data del 30 settembre, quando i mezzi di Ersu entreranno in funzione a Camaiore, estendendo il porta a porta a tutto il territorio comunale. Cauto, intanto, il commento di Fabrizio Miracolo, presidente di Sea Ambiente. Prendiamo atto dell'ordinanza e attendiamo con fiducia la pronuncia nel merito. Se non ci saranno novità, sottolinea, saremo come sempre rispettosi della legalità. La parola fine, dunque, non è ancora stata scritta, come osserva anche Marcello Mancini, consigliere comunale di Forza Italia, da sempre scettico sull'intera operazione. Resta aperto ancora un fronte, quello civile, sottolinea, sulla scadenza o meno del contratto fra Camaiore e Sea, che potrebbe finire in tribunale con il rischio di esporre le casse comunali a richieste di risarcimento milionarie.